Quando il bambino nacque, come tutti gli spartani, fu esaminato. Fosse stato piccolo, o gracile, o malato, o deforme, sarebbe stato scartato. Quando fu in grado di reggersi in piedi, ricevette il battesimo del fuoco al combattimento. Gli insegnarono a non indietreggiare mai, a non arrendersi mai. Gli insegnarono che la morte sul campo di battaglia al servizio di Sparta era la gloria più grande che la vita avrebbe potuto offrirgli. All'età di 7 anni, secondo le usanze di Sparta, il ragazzo fu strappato dalle braccia della madre e scaraventato in un mondo di violenza. Forgiato da 300 anni di una società guerriera, quella di Sparta, in grado di creare i migliori soldati che il mondo abbia mai conosciuto. La Gogee, come viene chiamata, costringe il ragazzo a combattere, lo riduce alla fame, lo costringe a rubare e, se necessario, a uccidere. Con verghe e fruste il ragazzo fu punito, addestrato a non mostrare dolore né pietà, costantemente messo alla prova, gettato nella foresta, lasciato a misurare ingegno e volontà contro la furia della natura. Era la sua iniziazione, affrontare la foresta. Da lì sarebbe tornato alla sua gente, da spartano. O non sarebbe tornato affatto. Il lupo comincia a girare intorno al ragazzo. Artigli di acciaio nero, pelo scuro come notte, occhi rossi di fuoco, gioielli dalle cave dell'inferno. Il lupo gigante annusa, assapora il profumo del pasto imminente. Non è la paura a governarlo, ma solo una cresciuta percezione delle cose. L'aria fredda nei polmoni. I pini piegati dal vento della notte che incombe. Le sue mani sono ferme. La sua forma. Perfetta. E così il ragazzo, dato per morto, ritorna al suo popolo, alla sacra Sparta, da re, il nostro re, Leonida!